Sarà intitolato a Michele Cavaliere il circolo intercomunale anti-racket ed antiusura inaugurato a Castellammare sabato. Il centro, che sarà gestito da diverse associazioni con SOS Impresa in testa, sarà attivo in un bene confiscato alla camorra in quello che, diversi anni fa, era un bar ad angolo fra Piazza Unità d'Italia e Corso Garibaldi. Un simbolo della legalità che per la sua posizione guarderà al principale simbolo di Castellammare, la Cassa Armonica. Michele Cavaliere fu uno dei primi esempi di imprenditori e di uomini che si opposero alle richieste estorsive dei clan dell'area dei Monti Lattari. La sua denuncia nel 1993 culminò nel sangue 3 anni dopo. Raffaele, il figlio, che oggi lavora in banca, fa rivivere la memoria del padre 22 anni dopo. Ricordo mio padre che era un uomo, diciamo, coraggioso, ma sicuramente non si oppose alla criminalità soltanto per difendere la sua famiglia o la propria azienda, ma lo fece innanzitutto perché credeva in dei valori, diciamo, con cui era cresciuto. E quindi sono contento che dopo tanti anni di non essere più solo, ecco, che a fianco a noi finalmente c'è una società civile che sta incominciando fattivamente a rispondere, a dire di no alla criminalità organizzata. Luigi Cuomo, presidente di SOS Impresa, spiega quali saranno le attività che si terranno nel circolo e quanto sia importante collocare un centro di ascolto e di consulenza per le vittime di questo fenomeno proprio a Castellammare, dove a dicembre è stato registrato in un bar sotto il municipio una richiesta estorsiva culminata con una denuncia. Intanto ospiteremo presentazioni di libri, dibattiti, discussioni. Faremo un punto di riferimento per quanti vorranno liberarsi dal condizionamento mafioso legato al racket e all'usura, perché abbiamo strumenti, ecco, noi come SOS Impresa abbiamo una specifica competenza anti-racket e anti-usura, e purtroppo questi sono due fenomeni criminali diffusissimi, anche qui. Benché se ne parli poco, a dicembre abbiamo Sì, avuto l'ultimo episodio al bar qui. del bar. E bene, noi daremo assistenza legale gratuita, daremo solidarietà, aiuteremo le persone che denunceranno ad accedere ai benefici del Fondo di Solidarietà Nazionale, perché tutti quelli che denunciano spesso non lo sanno, ma hanno diritto di essere ristorati dei danni che quell'attività gli ha procurato. Una città, quella delle acque, che negli ultimi mesi ha visto compromettere la sicurezza a causa soprattutto delle baby gang e di giovani armati. Ma il sindaco Tony Vannullo ribadisce: mai come in questi anni a Castellammare le attività criminali vengono prontamente represse. E parlare di città sicura non significa minimizzare gli episodi che si sono verificati in città, tutt'altro. Noi per debellare questi fenomeni dobbiamo, attraverso un'operazione culturale, ma anche assicurando lavoro alle nuove generazioni, essere in grado di debellarli. Altrimenti ci nasconderemo dietro un dito. Io non mi sono nascosto dietro un dito, non lo farò mai, tutt'altro. Chi ha levato e alzato la voce rispetto a questi fenomeni che sembravano sottaciuti per tanti anni è stato il sottoscritto.